E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Intanto vi ringrazio se state guardando appunto questo video e spero che vi possa interessare. Oggi farò un breve, diciamo, tutorial su come appunto andare a fare un motovlog, ovvero vi spiegherò un po' quello che utilizzo io appunto per realizzare video in moto anche con la voce. Allora, innanzitutto la cosa principale che serve è un action cam. Io ho una i4K Plus per il momento, adesso sto valutando se cambiarlo oppure no. E quello che con questa telecamera, se l'acquistate qui c'è sotto il link, se è ancora disponibile. Con questa telecamera vi arriva anche nella confezione l'adattatore, questo qua, l'adattatore per il microfono, che non è molto ingombrante a confronto magari di altre action cam come GoPro, che ha un adattatore molto ingombrante. Questo è solamente un cavetto che andrà a connettersi con appunto l'action cam e che ci permetterà di andare a collegare il microfono esterno. Si collega così, lo scafandro della action cam io l'ho fatto un foro per appunto consentire all'adattatore appunto di passare. Questa cosa qua compromette comunque l'impermeabilità e quindi cercate di evitare di usare questo metodo, questa cosa quando piove. Infatti quando piove io per il momento non faccio video, anche se appunto sto valutando di cambiare action cam andando a prendere un action cam impermeabile, però sto valutando. L'action cam io la posiziono qua, visto che poi ho un casco modulare, metterla frontalmente sarebbe un po' delicato perché poi quando tiro su appunto il pezzo, mi resta difficile uno posizionare l'action cam perché comunque mi renderebbe difficile poi andare a azionare la levetta per tirarlo su, e quindi, e poi ho comunque l'ho sempre usata qua anche con gli altri caschi integrali. Quindi inoltre il microfono diciamo, c'è chi usa i lavalier, c'è chi usa comunque altri tipi di microfono. Io uso in pratica un microfono che ho acquistato presso un negozio che vende strumenti musicali e vende anche questi microfoni ad archetto. Ok, questo qua non so la marca perché era in una confezione anonima, comunque è già il secondo che compro così. Io vado sempre dallo stesso fornitore, ne trovo sempre. Quindi costo esiguo lo pago 12 euro, quindi ecco qua c'è la marca TaxStar, se troverò qualcosa, qualche link ve lo metterò ed è davvero ottimo. Guardate magari l'ultimo video, l'ultimo motovlog che ho fatto, l'ultima prova, è davvero ottimo come microfono, almeno credo da una qualità audio non indifferente. Comunque io poi vado a posizionare il microfono così, vado a mettere il casco, ok, qua vedete che c'è comunque anche l'altro microfono dell'interfono che dovrò sistemare. Comunque andrò a posizionare l'archetto così, i fili di solito li nascondo nel giubbotto e poi vado a tirare giù la visiera. Qua poi magari sistemo un attimo quello che è il microfono dentro in modo che non mi dia fastidio,
poi inizio ad andare in moto, accendo l'action cam e parto con la registrazione. Ho fatto così perché comunque se no avrei dovuto, magari con un lavalier o così, dove avrei dovuto comunque posizionarlo nel casco, e siccome non voglio avere in giro troppi fili nel casco, ho adottato questo metodo che comunque mi sembra comodo e abbastanza semplice da realizzare. Ecco, vi ricordo che molte cose sono qua sotto nel link, se volete andare a una sbirciata. Se trovo anche il link per questo microfono comunque della Taxstar, se lo trovate, se lo trovo ve lo metto, se non lo trovo magari provate a cercarlo voi se riuscite a trovarlo. Io mi sto trovando davvero bene e niente, questo è il mio setup appunto per quando vado a fare motovlog. Quindi io ringraziandovi vi do una notizia che in pratica è disponibile da adesso, sempre qui in descrizione, sotto in descrizione ci saranno disponibili le mie magliette. E oltre alle mie magliette, adesso vi faccio vedere una cosa, trasformazione, guardate. Ci sono disponibili anche queste magliette di Ciuccia Milo Scarico, le ho fatte disegnare io. E se vi interessa comunque sono disponibili nello shop. Quindi niente ragazzi, vi ringrazio appunto di aver seguito il video, vi saluto. E alla prossima, ciao ciao!